i bisogni di tutte le parti, se, secondo certi specifici valori e certi specifici principi. Ma tutto è iniziato con un gruppo di professionisti, di persone che hanno costruito un movimento alla fine, che hanno costruito nuove connessioni, hanno percepito un bisogno interno a quella comunità e hanno cercato di affrontarlo coinvolgendo altri. E qui c'è la domanda delle domande. Io per il momento so come sono posizionata, ma lo voglio condividere. Le restorative cities sono pratiche riparative, cioè nelle restorative cities si fanno pratiche riparative o pratiche di giustizia riparativa? Io sono davvero molto convinta che si facciano pratiche di giustizia riparativa, perché la giustizia, nel termine giustizia riparativa, è un valore. È un valore, non è la norma, non è la legge, non è. Ed essendo il valore, rimarca fortemente qual è il segno delle pratiche riparative. Pratiche di giustizia riparativa ci ricordano e ci richiamano che non è una pratica riparativa se non sono applicati certi valori: giustizia, accountability, responsabilità e supporto sociale, rispetto per la dignità umana, ricerca della verità attraverso il dialogo, se non sono applicati specifici principi, la riservatezza, la volontarietà, l'apposizionamento bilanciato delle parti, se non si fa attenzione che il problema è il danno e che tutte le parti hanno un bisogno quando c'è un danno, ma quando anche c'è il rischio di un danno. Allora, se si fa questo, è giustizia riparativa, perché giustizia è il valore. E questo è importante ribadirlo, ricordarlo, è soltanto una diversa lente. Vado, non mi interessa, vado qua, ma questo forse anche lo abbiamo abbastanza detto, non ce n'è bisogno. Questa è la comunità restaurativa. Qui ho preso, ho adattato in parte una presentazione, una slide di Lindsay Pointer, ma questa è la continuità delle nostre comunità riparative. Qui Restorative Justice è scritto solo qui, non ho modificato, ma io Restorative Justice la vedo in tutta la nostra comunità, nel costruire relazioni, se nelle scuole, nelle famiglie si ragiona su quelle che sono diciamo le regole da tenere, quello che ci aspettiamo l'un l'altro, le norme di quel gruppo, e se poi queste relazioni se ce ne abbiamo cura, aver cura delle relazioni e eventualmente riparare, perché abbiamo bisogno di relazioni, è ciò di cui viviamo. La nostra non è una mente individuale, è una mente gruppale. Noi quando pensiamo, pensiamo in relazione, quando agiamo, agiamo in relazione. La relazione è fondamentale, dobbiamo prendercene cura, ma cura della giustizia riparativa è secondo quei valori. E allora faccio quest'altro passaggio. Prendo le domande della, e qui ci sto per finire, le domande della giustizia riparativa, quelle che provengono dalla finestra di civiltà sociale, ma adesso non voglio dire perché sono, perché già le conosciamo, la maggior parte di voi le conosce, ma sono quelle domande che ci fanno capire la differenza fondamentale rispetto alla giustizia retributiva, perché se continuiamo a ragionare in termini di giustizia penale e giustizia riparativa, questo inevitabilmente ci riporta a un contesto che è il contesto penale, quello è uno specifico contesto. Ma la giustizia retributiva, diceva stamattina Grazia, cambiamento di cultura, cambiamento linguistico e culturale, perché la nostra è una cultura retributiva. Retributiva la scuola, retributiva la famiglia, ma tutti siamo retributivi, ci siamo cresciuti, poi semmai ho anche due coccole e quindi ti porto nell'ambito trattamentale, terapeutico, rieducativo, quindi non farei. Cominciamo a ragionare in termini di retributivo, perché ci fa capire meglio la trasversalità della giustizia riparativa. Allora, le domande sono entusiasmanti per me, perché ci fanno capire davvero cos'è questo passaggio da quello che è stato a le conseguenze di quello che è avvenuto e cosa possiamo fare per affrontare quelle conseguenze. Cosa è successo? Guarda che sono le stesse domande per chi ha agito un danno e per chi è stato danneggiato, tranne due con una differenza importante. Cosa è successo? Cosa stavi pensando in quel momento? Quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi? Come questo ha influenzato tutti gli altri per chi è stato danneggiato?
è stato influenzato da quello che hai fatto in chiave di responsabilità? Qual è stata la cosa più difficile per te? Per chi è stato danneggiato? In che modo quello che hai fatto li ha influenzati? Che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? Questa è la restorative justice. E pensiamo la prossima volta che ti succede qualcosa, che ci succede qualcosa, proviamo ad acchiappare i pensieri che ci facciamo, per cosa pensavo in quel momento, perché voglia le nuvolette che passano la nostra mente, ma guarda tu che mi ha fatto, cosa fare. Ecco, poi cosa è possibile fare da questo momento in poi? Non c'è molta differenza se togliamo il penale e mettiamo retributivo con le domande di ZEE, sempre giustizia riparativa stiamo parlando. Allora, le tre differenti domande sono fondamentali per la giustizia riparativa: chi è stato danneggiato, quali sono i suoi bisogni e chi sono questi obblighi, ma non gli obblighi punitivi, gli obblighi perché qualche norma sociale, qualche attesa è stata trasgredita e allora l'obbligo è un obbligo restitutivo. Ecco questa differenza fondamentale, per questo mi piace parlare di restorative, sì, pensando che quella è giustizia riparativa, giustizia restaurativa. Le pratiche di giustizia restaurativa nelle scuole come in altri luoghi. Rispondere al passato, ottica retributiva, verso costruire il futuro, l'ottica riparativa. Focus su responsabile, colpa e punizione, l'ottica punitiva. Focus su quello che consegue, quindi il danno, i bisogni, gli obblighi, le soluzioni. E io direi che probabilmente mi fermo qui, sei d'accordo per questa tempistica. Ma solo una cosa, vedi, no, non completo le slide, ma dico una cosa a cui tengo, perché anzi le completo andando, erano quasi finite praticamente. Stiamo attenti, e qui c'è un alert, ho messo un alert in questa fase, e lo sappiamo tutti noi del restaurativo, come è importante comunicare la giustizia riparativa, come dare una buona informazione alle persone, perché siamo. Le nostre comunità ci sono anche molti idee pregiudiziali sulla giustizia riparativa e soprattutto adesso che diventa legge, come offrire una giustizia riparativa di qualità. E poi due alert. Il primo è attenzione tutte e tutti noi che la giustizia riparativa non venga appiattita e utilizzata per il ritorno, per il mantenimento dello status quo nella giustizia penale. E l'altro, perché mi piace dire pratiche di giustizia riparativa? Per tenere anche le differenze rispetto a molte buone pratiche sociali che noi abbiamo, ma che non sono giustizia riparativa se non hanno quei valori, se non hanno quei principi. Ringrazio davvero tutte e tutti quanti.